Chiesa Madre di Mussomeli, secondo venerdì di Quaresima, 23 febbraio 2018. Oggi vogliamo compiere il cammino della croce contemplando il mistero eucaristico e quello stesso corpo trafitto e crocifisso e risorto che si perpetua sul nostro altare dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo spezzato dato per voi, che è la sorgente da cui deve scaturire la nostra vita cristiana. Gesù inizia la sua passione che culminerà con la morte in croce, dopo averci fatto il dono del suo corpo e del suo sangue. Nell'ultima cena, in un contesto di grande sofferenza, Gesù ci ha donato se stesso come cibo e bevanda di salvezza. Ogni domenica il popolo cristiano è convocato dalla Santissima Trinità per celebrare il mistero pasquale di Gesù, morto e risorto. Gesù continua a spezzare per noi il pane della vita. Prima stazione, Gesù condannato a morte. Perché la giustizia non sia oppressa, ma venga coraggiosamente amministrata. Donaci coraggio nel difendere coloro che sono condannati ingiustamente. Togli dal nostro animo la tranquillità di chi si sente giusto. Perdono, Signore, la nostra vita di fede superficiale. Perdonaci perché ancora non siamo capaci di fare il giusto discernimento per le nostre scelte. E non diamo la priorità alla Tua gloria con la celebrazione dell'Eucaristia domenicale.
benediciamo. Perché con la tua santa croce redenti il mondo. Era quasi l'ora sesta quando si fece buio su tutta la terra. Fino all'ora nona, essendosi eclissato il sole, il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito. Detto questo, spirò, inginocchiandoci. Preghiamo. O Padre, suscita in noi, durante la celebrazione eucaristica, gli stessi sentimenti di Gesù, per poter dire anche noi: ecco, io vengo, Padre, per fare la tua volontà. Thank you.
e i tuoi fedeli di innalzare un canto di lode all'agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria, per Cristo nostro Signore.
Santo Domenico.